Allora, Salumi da Re 2016, siamo qui con Mauro Pellegrini, degustatore professionista della birra, della UDB, Unione Italiana Degustatori Birre. Bene, allora partiamo con l'abbinamento dei salami e delle birre. Ecco, partiamo da un salame molto delicato prima di arrivare a quelli molto aromatizzati, molto caratterizzati. Quale birra tu metteresti per grandi famiglie? In questi giorni ci stiamo sbizzarrendo, ci stiamo divertendo un sacco. Abbiamo tante birre a disposizione di tanti stili, di tante famiglie diverse, per cui lavoriamo soprattutto sull'alta fermentazione. Andiamo dalle blanche, quindi dalle wheat beer, dalle birre di ispirazione belga con l'utilizzo anche di cereali particolari. Abbiamo una birra con il Senatore Cappelli, per esempio, quindi cereali nobili provenienti, diciamo, da zone d'Italia particolari. Abbiamo un birrificio sardo, per esempio, che lo utilizza. Poi abbiamo la grande famiglia delle ambrate, e qui il birrificio Svevo, per esempio, è particolarmente strutturato, la sua ambrata è ottima, con la delicatezza di una carbonatazione gentile e comunque con l'uso sapiente dei malti ambrati. E qui lavoriamo sui salami, ma non solo, in modo perfetto, perché ne assecondiamo la dolcezza, fino ad arrivare a birre particolari, birre molto fantasiose, devo dire, da parte soprattutto di iBeer, che ci ha un po' sconcertato, ma molto positivamente, con prodotti come la loro pumpkin alla zucca o addirittura la loro special amarificata con la buccia di melanzana, con in infusione sigari cubani. Oggi abbiamo lavorato sugli abbinamenti soprattutto con i vini dell'Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna, soprattutto l'Emilia, produce vini frizzanti di tutti i tipi, con diversi vitigni, e io credo che siano i vini ideali per i salumi. Sono dei vini con l'acidità, con la sapidità, sono dei vini come i lambruschi, molto popolari e accessibili nel prezzo, e credo che siano i vini ideali per la tavola dei salumi, per il prosciutto, per delle cose che poi difficilmente sono abbinabili coi vini fermi. Siamo qui con Elisabetta De Blasi, food blogger per il Pasto Nudo, food expert e degustatrice professionista di olio e di miele, ed è lei che ha curato gli abbinamenti tra i salumi e il pane. Ecco, Elisabetta, quale pane tu hai scelto per i vari convegni? Cominciamo dal primo convegno, quello sul prosciutto crudo. Allora, per il prosciutto crudo ho scelto un pane fatto con il lievito madre e con la farina di grano duro Senatore Cappelli macinata a pietra. Questo perché è abbastanza neutro e ci permette, semolato chiaramente, quindi ci permette di rispettare questa grande fetta, queste fette di una certa importanza, di una certa dolcezza, rilevanza, quindi accompagna questo tipo di salume.